La scalata è sicuramente una delle cose più impegnative da imparare a fare alla guida di un'auto. In questo video ti spiego il modo più semplice e corretto per eseguirla. Iniziamo! La scalata, ovvero il passaggio da una marcia più grande ad una più piccola, è certamente una cosa non così semplice da imparare a fare quando si è agli inizi e non si ha ancora molta pratica con i comandi dell'auto. La scalata prevede infatti di dover utilizzare contemporaneamente il freno, la frizione e la leva del cambio, senza considerare che dovremo poi riuscire anche a mantenere la traiettoria corretta con il veicolo mentre eseguiamo il cambio di marcia e sul volante sarà rimasta una sola mano. Inoltre ci vorrà sensibilità con i pedali per riuscire a dosare la frenata senza premere troppo o troppo poco il pedale del freno. Sarà poi fondamentale imparare, dopo aver cambiato la marcia, a risollevare la frizione nel modo corretto per non far sobbalzare l'auto. E all'inizio sarà piuttosto impegnativo riuscire a farlo come si deve, ed è normale che sia così. Non bisogna spaventarsi, ovviamente, sono tutte cose che si imparano a fare con la pratica, un po' alla volta. Come sempre cercherò di spiegare le cose nel modo più semplice possibile. Adesso quindi andiamo in macchina e vediamo come eseguire nel modo più corretto e anche più semplice, a mio parere, la scalata. Poi vedremo anche quali sono gli errori classici che si commettono nell'eseguirla ed alla fine del video darò un consiglio molto semplice che aiuterà sicuramente ad eseguire la scalata più facilmente. Tutto inizierà dal rallentamento del veicolo, che verrà eseguito ovviamente premendo leggermente il pedale del freno. Per far capire cosa significa premere leggermente il pedale del freno, dico sempre ai ragazzi di immaginare di non toccare per niente il pedale, e quello significa frenare zero, e poi all'estremo opposto di pestarlo con tutta la forza possibile, e quello significa frenare 10. La frenata corretta non deve essere ovviamente né 0 né 10, ma deve aggirarsi tra l'1 e il 2, non di più. Premendo il pedale del freno si deve solamente percepire che l'auto inizia a rallentare, non si deve sentire una vera e propria frenata. Una volta raggiunta la giusta pressione sul pedale del freno, terremo lì il piede destro e col sinistro premeremo con decisione la frizione fino in fondo. Una volta fatto questo, toglieremo la mano dal volante e cambieremo la marcia. Ed in questo caso sono passato dalla quarta alla terza, senza strappare la leva del cambio, ma accompagnandola, facendo il corretto movimento. Ho già spiegato in un altro video come vanno inserite le marce. Se non l'hai visto, ti lascio il link qui sotto in descrizione, ma puoi anche vederlo cliccando sulla I qui in alto a destra. Una volta inserita la marcia, sempre con il piede destro sul pedale del freno, risolleveremo gradualmente la frizione. E anche sull'uso della frizione ho fatto un video che puoi vedere cliccando sul link qui sotto in descrizione oppure sempre sulla I qui in alto a destra. Se ci fosse da scalare un'ulteriore marcia, come adesso che sto passando dalla terza alla seconda, lo faremo sempre mantenendo il piede destro sul pedale del freno e continuando quindi a rallentare. Solo dopo aver finito di scalare tutte le marce e raggiunta la velocità giusta, ad esempio per eseguire una svolta, rilasceremo il pedale del freno. Quindi tutto inizia premendo il pedale del freno e tutto finisce rilasciando il pedale del freno, cambiando nel frattempo le marce. È molto importante finire di scalare le marce e terminare la frenata prima di iniziare la svolta o la curva. Anzi, se il raggio di curvatura non è troppo stretto, durante la sua percorrenza sarà anche opportuno iniziare a premere leggermente il pedale dell'acceleratore. Questo per avere maggior tenuta di strada e maggior controllo del veicolo. Al contrario, cerchiamo di evitare in tutti i modi di iniziare la curva con ancora il pedale della frizione abbassato, che potrebbe andare a compromettere la tenuta di strada e la stabilità del veicolo. Questo a meno che non si tratti ad esempio di eseguire una svolta a passo d'uomo, strettissima quindi, in cui sarà invece opportuno, per non far spegnere il motore o sentire comunque che il veicolo spinge,
abbassare la frizione. Ho spiegato in un altro video cosa fare con freno e frizione in preparazione ad una svolta. Lascio come sempre il link qui sotto in descrizione, oppure puoi vederlo cliccando sulla solita i qui in alto a destra. Per eseguire correttamente la scalata si deve prima di tutto iniziare a rallentare premendo leggermente il pedale del freno. Sempre tenendo leggermente frenato bisogna premere la frizione e inserire la marcia inferiore risollevando subito dopo il pedale della frizione e stando attenti a farlo in maniera graduale, ma sempre tenendo il piede destro sul pedale del freno. Dopo aver rilasciato la frizione ed aver quindi concluso l'ultima scalata potremo rilasciare il pedale del freno. Ci sono degli errori classici che vengono solitamente fatti quando ci si inizia a cimentare con le scalate. Il primo è frenare troppo forte. Il secondo è non frenare proprio. La frenata dovrà essere leggera e costante e deve accompagnare la scalata ed è quindi fondamentale che venga fatta come si deve. Il terzo classico errore è quello di premere la frizione ancora prima di iniziare a frenare. Dobbiamo tenere presente che la cosa più importante è ovviamente rallentare in vista di una curva, di una svolta, di un incrocio o di chissà cos'altro. Mano a mano che la velocità diminuirà, scaleremo le marce. Il quarto errore è quello di togliere il piede dal freno prima di aver sollevato la frizione. Questo errore porterà molto probabilmente ad arrivare alla curva o alla svolta a velocità troppo elevata. Il quinto errore è quello di rilasciare il piede del freno quando si preme la frizione, che è quello che ci si abitua a fare con l'acceleratore quando si cambiano le marce, ma che non si deve fare col freno quando si devono eseguire le scalate. Il freno va tenuto lì, leggermente premuto. Il sesto errore, forse quello più comune, è quello di rilasciare troppo velocemente la frizione dopo aver cambiato la marcia, ottenendo come risultato un sobbalzo del veicolo dovuto al freno motore intervenuto troppo bruscamente. Qui bisogna precisare una cosa. Quando dopo essere passati da una marcia più grande ad una più piccola si risolleva la frizione, interviene l'azione frenante del motore, chiamato appunto freno motore. Rilasciando la frizione gradualmente, anche il freno motore interverrà in maniera graduale e quindi dolcemente. Ma rilasciando la frizione troppo velocemente, il freno motore interverrà in maniera brusca, facendo appunto sobbalzare il veicolo. Quando si è agli inizi non è semplice capire neanche quando scalare la marcia ed è per questo che durante le prime guide sarà sempre l'istruttore a dirti quando farlo. Poi, un po' alla volta, si imparerà a capire da soli quando è arrivato il momento di scalare la marcia. Non sarà più la voce dell'istruttore a dirtelo, ma sarà quella del motore, che avrai imparato nel frattempo ad ascoltare. Il consiglio migliore che mi sento di dare per prendere confidenza con le scalate ed impostarle quindi nella maniera più corretta è quello di iniziare a fare tutto molto presto, iniziando quindi a frenare con abbondante anticipo rispetto alla curva, all'incrocio o alla svolta che ci si appresta a fare. Questo per avere il tempo e il modo di concentrarsi su tutto quello che si deve fare, ovvero prima di tutto su quanto premere il pedale del freno, poi penseremo a premere la frizione, a cambiare bene la marcia, poi arriverà la fase delicata del sollevamento del pedale della frizione, da fare, come già detto, in maniera graduale. E il tutto sempre tenendo il piede destro sul pedale del freno. Iniziare a fare tutto presto è il modo migliore per fare tutto bene. Spero che questi semplici consigli possano aiutarti a capire meglio quello che bisogna fare per scalare correttamente le marce. Poi, con l'esperienza, diventerà tutto semplice ed automatico e si impareranno anche dei trucchi per fare ancora meglio le scalate, ma di questo ne parleremo magari in un altro video. Questo finisce qui. Ci rivediamo presto con il prossimo, sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea.